Francesco Moser qui stasera a Montalcino per un evento di beneficenza insieme a Paolo Bianchini, Ciacci Piccolomini d'Aragona. Una passione, quella del vino, e un'altra passione, quella del ciclismo, che vi unisce. Come l'interesse per queste due cose che fa grande il ciclismo e il vino? Beh, io ho corso tanti anni in bici, d'altronde nella nostra famiglia abbiamo corso in quattro, io sono stato il quarto, adesso poi ci sono i nipoti, i figli che corrono anche, è stata una cosa, diciamo, quasi naturale. Ma anche il vino, noi veniamo da una famiglia di contadini, mio padre faceva il vino a quei tempi, parlo degli anni 50 quando c'era ancora mio padre, fino al 65 facevamo il vino e veniva venduto all'ingrosso, poi siamo diventati soci della cantina e poi abbiamo fatto il vino per conto nostro e poi abbiamo incrementato, diciamo, la produzione, perché quello che faceva mio padre era una cosa minimale, diciamo. Però insomma abbiamo avuto un po' di soddisfazioni. Cosa l'affascina di Montalcino e del territorio? Beh, io qui in Toscana ho corso da dilettante per 2 anni, abitavo a Pistoia, qui ho vinto la mia prima tappa del Giro, era il 73, era il primo anno che correvo, attraversavamo tutto il Chianti, non so, arrivavamo da Bolsena, credo che venivamo, e abbiamo fatto il finale, Panzano e quelle colline lì, insomma, del Chianti classico, poi si arrivava a Firenze, alle Cassine, ho vinto la tappa, era ai tempi di Mercer, ha vinto lui il giro quella volta. Poi ho visitato aziende perché, essendo produttore di vino, mi interessa anche vedere quello che fanno gli altri. Anche il mondo della televisione è stato richiamato qui stasera a Montalcino per questo evento di beneficenza. Perché si trova qui e cosa trova nel territorio di Montalcino? Ma per me è un ritorno, nel senso che in questo territorio abbiamo fatto non tantissime, ma alcune puntate di Meraviglia del programma che io conduco su Canale 5 l'abbiamo fatte nel passato. In particolare ricordo una puntata bellissima sul Zafferano di questa zona, e questo ci ha permesso poi, come fossi il gladiatore, di girare magari non in giacca e cravatta e neanche vestito come antico romano, come qualcun altro, in questa meraviglia di panorama. Per me è una vacanza, un bicchiere di vino bianco friulano, magari di spumante di Franciacorta e poi il Brunello. È molto bello vedere, forziamo un po', diciamo che vediamo qui intorno tutte le etichette che conosciamo nelle carte dei vini dei grandi ristoranti italiani. È emozionante, anche se soprattutto per me, che da un po' che non vengo a Montalcino, la molla era stata sempre i grandi ristoranti che c'erano quando visitavo capillarmente questa zona. Adesso è un pochino che non ci vengo, ho provato anche degli alberghi, ma soprattutto in questo momento mi sto godendo queste meravigliose serate di tarda primavera, più che di cuore dell'estate, e poi questi panorami che ti riservano, oppure questi edifici secolari, plurisecolari, che ti riservano delle sorprese. Io per esempio qui nella fortezza non c'ero mai stato. Un'acquisizione a Montalcino direttamente dall'Argentina. Perché avete scelto proprio la zona del Brunello per acquistare? Perché veramente è una delle zone più prestigiose, una delle regioni di vino più importanti del mondo. Il nostro gruppo sempre ricerca fare l'investimento in questo tipo di regione. Non c'è tante, ma Montalcino certamente è una di quelle. Verona Fiere stasera qui a Montalcino per una serata di beneficenza. Perché Verona Fiere si sposta per venire a Montalcino? Perché Montalcino è uno dei grandi simboli del vino italiano e quindi noi riteniamo che bisogna essere vicini a tutte le grandi aree che producono
queste caratteristiche straordinarie che fanno del nostro vino una qualcosa di incredibile a livello internazionale. Un nome importante della moda Made in Italy, in una serata a Montalcino di beneficenza. Perché Ermanno Cervino stasera è qui a Montalcino? Beh, la moda è aperta anche alla beneficenza, a parte quella. Sono qui perché è a Montalcino, soprattutto perché è un posto di eccellenza. Io amo l'eccellenza, amo le cose italiane, sono sostenitore di quello che sta avvenendo e di quello che dobbiamo sostenere, soprattutto in questo momento, e faccio i miei complimenti perché è tutto straordinario. La televisione si riunisce qui stasera a Montalcino per fare beneficenza. Perché proprio Montalcino? Ma io, per me Montalcino è un po' come una seconda casa. Ho un piccolo segreto, ho un carissimo amico che ha una piccola azienda, un'azienda che produce Brunello proprio sulla strada del Brunello. Tra l'altro vino legato alla musica, perché fa il vino di Mozart, forse ne avete sentito parlare, insomma. Quindi lui mi ha fatto conoscere molto bene questa zona. Questa sera ospite di Riccardo Illy per fare beneficenza, perché non c'è niente di meglio che fare bene facendo il bene anche se stessi, quindi mangiando bene, bevendo bene. È una bellissima serata, tra l'altro ho visto dei nuvoloni scuri nel pomeriggio, invece si sono dissipati, quindi stiamo benissimo. Quindi poter aiutare dei bambini, uno scuola boost, e nel frattempo stare con un po' di amici, bere un buon bicchiere di vino e mangiare una buona bistecca, non si fa male a nessuno, insomma, si vince sempre così. James Suckling questa sera qui a Montalcino per un evento di beneficenza. Quanto è importante la beneficenza per un prodotto come il Brunello? No, per me questa sera è la prima volta, ma forse fa 25 anni che sono stato qui, o forse più. È la prima volta che ho visto una bella serata come questa sera, super elegante, ma di gente di tutto il mondo. Sono stato giusto vicino a un uomo di Cina, lui ha parlato di Brunello. E per me è veramente importante per Brunello, per Montalcino, per fare veramente un evento così molto importante, perché non è solo assaggiare i vini, è veramente fare qualcosa che si può sentire bene la bellezza di Montalcino, anche il spirito.